L'Università del Molise ospita a Campobasso il professor Alan Agresti, originario di Ferrazzano, studioso emerito nel campo delle statistiche e nell'analisi dei dati categoriali. Ospite dell'Università degli Studi del Molise, il professor Alan Agresti, del Dipartimento di Statistica dell'Università della Florida, giunge a Campobasso per tenere, nell'aula Fermi della sede della Biblioteca di Ateneo, una lezione assolutamente divulgativa su un'analisi dei dati categoriali che presentano applicazioni in tutti i campi, dalle scienze dure a quelle sociali ed umanistiche. Il professor Agresti è originario di Ferrazzano ed è proprio su questo suo aspetto emotivo che ci parla nel suo specialissimo linguaggio italo-americano. La prima volta ho venuto all'Italia, 1982, ho visto Venezia, Firenze, Roma, tipico americano, sì? Ma un giorno dico ai miei amici, voglio andare a Campobasso e Ferrazzano, vedere il paese dove mia nonna è partita, 1907. Mia nonna era Angelina di Cerce, è cresciuta a Ferrazzano. Allora ho venuto qui in treno da Roma, autobus a Ferrazzano, in libro per telefonica, vedo Vincenzo di Cerce. Il nome di Cerce, mia nonna, si knock on the door, incontro Vincenzo. Vincenzo porta sui amici, è un incredibile giorno per me. E molti anni fa, quando incontro mia moglie, dico a mia moglie, per favore, andiamo a Molise ancora. Tu incontri i miei amici lì. Mia moglie guarda un libro d'Italia. Dove è Molise? Vedo Veneto, Toscana, Lazio. No, no Molise. Molise non esiste? Anyway, mia moglie viene qui con me, 1994, incontro i miei amici da Ferrazzano, è incredibile esperienza. Dopo 3 giorni mia moglie piange di partire, è incredibile. E dopo questo, ogni 2 anni, ritorniamo a Ferrazzano e Campobasso, è molto speciale per noi. E sono molto fortunata a avere i radici qui.